Marco Consolo, responsabile esteri del partito di Rifondazione Comunista. Allora, gli chiediamo in che cosa consiste il processo bolivariano? Che cosa intendiamo con rivoluzione bolivariana? Io credo che si tratta di una riconquista della dignità di popolazioni che erano state escluse non solo dal governo o dalla vita politica del paese, ma proprio dall'esistenza. Non esistevano. Non esistevano all'anagrafe, non esistevano da nessuna parte. Quindi è un riscatto, è un processo di riscatto di quelle popolazioni e delle grandi maggioranze della popolazione che erano state emarginate, da una parte. Dall'altra, il recupero di una sovranità nazionale, non solo riguardo alle risorse economiche, nel caso del Venezuela ovviamente il petrolio. Sappiamo che il Venezuela è la riserva, è il paese più importante per riserve petrolifere nel mondo, ma anche appunto le grandi quantità di oro, di coltan, di acqua, il controllo dell'Amazzonia e quindi un recupero da parte della popolazione e del governo bolivariano appunto di queste risorse. E il terzo elemento io credo che sia il riscatto della memoria di Bolivar, del Libertador, di quello cioè che ha segnato il corso, diciamo, della storia latinoamericana, in particolare nei processi di indipendenza contro il colonialismo spagnolo e a cui la rivoluzione appunto bolivariana si rifà in quanto a ideario e in quanto a pratica di tutti i giorni. Dunque chi ha interesse ad interrompere questo processo? Ma l'interesse è dei vecchi padroni del vapore, della vecchia oligarchia, di chi ha controllato appunto come se fosse cosa loro le enormi risorse del paese, di chi faceva e disfaceva governi secondo le proprie volontà, in particolare degli Stati Uniti, ma anche di settori dell'oligarchia interna che sono da sempre alleati appunto degli Stati Uniti nel Venezuela, ma non solo, anche in tutto il resto del continente. Vediamo che i partiti di maggioranza in Italia e anche in Europa stanno appoggiando l'opposizione fascista venezuelana. Perché accade questo? Ma perché hanno perso la bussola, dico io, perché appunto questa opposizione, in particolare i settori più oltranzisti di questa opposizione, che come giustamente ricordavi sono settori fascisti. Ricordo un caso per tutti, quello di Leopoldo López, che stava all'attacco dell'ambasciata cubana nel 2002 durante il tentativo di colpo di Stato contro Chavez. Beh, questi signori non hanno nulla a che vedere né con una memoria antifascista né con una, come dire, una vocazione democratica. Viceversa, la loro vocazione è una vocazione violenta, è una vocazione che attraverso un colpo di Stato, diciamo, nelle maniere e nelle modalità di questo secolo, cercano di riprendere i privilegi persi in questi 20 anni di rivoluzione. Proprio Leopoldo López, infatti, viene considerato un prigioniero politico dall'Unione Europea e anche dal PD in Italia. Se non fosse tragico sarebbe ridicolo. Un prigioniero politico che si è macchiato dei peggiori crimini, è stato quello che ha incitato alla rivolta, che ha prodotto 43 morti qualche anno fa, la cosiddetta salita, non è un prigioniero politico, ma è un politico prigioniero, tra parentesi con processi per fraude, processi per frode allo Stato, in particolare nei confronti dell'impresa petrolifera, e si è macchiato a una responsabilità morale diretta negli assassini sia degli anni passati che di questo anno. Cosa possiamo fare noi per ristabilire la giustizia, la verità? Noi possiamo fare molto, innanzitutto spiegare che le cose non stanno come ce le raccontano, come ce le racconta la televisione, con la RAI, il Mediaset e i giornali, a cominciare da Repubblica, ma anche il Corriere, lo stesso Fatto, eccetera. Spiegare che le cose stanno in un altro modo, spiegare appunto la natura violenta di questi settori dell'opposizione che si spacciano per pacifici, si spacciano per angioletti, ma in realtà, e lo abbiamo visto, sono dei criminali. Hanno ucciso l'altro ieri l'ultimo militare della Guardia Nazionale Bolivariana, hanno assassinato un giovane solo perché era nero e non era d'accordo con loro, dandogli fuoco, riempiendo di benzina e dandogli fuoco, pugnalandolo, hanno assassinato decine di dirigenti sociali con omicidi selettivi. Sono addestrati, armati e finanziati anche dal paramilitarismo colombiano che si è infiltrato in questi anni
all'interno del paese. Noi quindi dobbiamo fare una grande battaglia di informazione e una mobilitazione che spieghi con chiarezza quello che sta succedendo. Un'ultima domanda, Marco. Cosa rispondere a chi parla di grande crisi in Venezuela a livello alimentare, per quanto riguarda la sicurezza nelle strade? Dei problemi sono reali, i problemi ci sono. Cosa rispondere a chi vorrebbe risolvere tutto ciò con un cambio di governo, ma soprattutto con un cambio di governo che avvenga in maniera violenta? Perché noi sappiamo che nel 2018 ci saranno le elezioni presidenziali. Perché questa forzatura? Perché non gli interessano le elezioni, non gli interessa in realtà, diciamo, fare un passaggio democratico. Hanno un problema di riprendere il potere, di riprendere in mano l'impresa petrolifera, per esempio, e questo non passa per le azioni. Quindi, come dire, c'è molto da fare, dicevo, e c'è molto da fare per accompagnare un processo di dialogo che lo stesso Papa Francesco ha appoggiato tra il governo e l'opposizione. Guai ad arrivare alla guerra civile, guai ad arrivare a uno spargimento di sangue che purtroppo appunto la destra sta cercando, gettando benzina sul fuoco in maniera irresponsabile, lo voglio dire, perché le forze armate venezuelane non sono dalla parte dell'opposizione, ma sono costituzionalmente dalla parte del Presidente della Repubblica. Va bene, grazie molte. Grazie a voi.